iniziamo questa serata. Buonasera a tutti e grazie per la vostra partecipazione. Questo è il terzo incontro di un ciclo di incontri che la cooperativa Articolo 32 anche quest'anno ha organizzato, incontri sulla prevenzione. Abbiamo avuto già due incontri precedentemente e ce ne saranno altri in futuro e spazieremo un pochino, diciamo, come argomenti per quanto riguarda la prevenzione in senso lato, e perché pensiamo che sia molto importante dare delle informazioni a più persone possibili proprio sulla prevenzione, vista anche la crisi che c'è attualmente della sanità e i servizi che tendono sempre ad essere di meno. La prevenzione secondo noi diventa una cosa fondamentale. Questa sera parliamo di un argomento molto importante che presenterà il dottor Giorgio Guarazzi, che è uno psicologo che collabora già da tempo con noi. Io vi invito già da adesso al prossimo incontro, che sarà giovedì 31 marzo 2016 alle ore 21 a Calcinelli presso la Sala Rossa della Delegazione Comunale. E parleremo, il titolo del prossimo incontro è vaccinazioni, se, quando, come, perché. Abbiamo organizzato questo incontro su un tema molto attuale, così come lo è quello di stasera, e il nostro fine anche per il prossimo incontro sarà quello di chiarire molti dubbi riguardo anche ad un argomento come quello delle vaccinazioni, dove ultimamente ci sono state sempre molte polemiche. Io adesso lascio comunque la parola al dottor Giorgio Guarazzi, che vi presenterà in maniera più specifica la serata di questa sera. Grazie. No, io non vi presento l'argomento di questa sera, io vi presento il relatore, perché sulla celiachia so poco e niente, quindi imparerò qualcosa stasera con voi. Mi fa un po' strano presentarvi a un amico di una vita, viene a dire vi presento un amico, dottor Enrico Felici, è responsabile del servizio di gastroenterologia pediatrica della provincia, ha fatto esperienze all'estero, a Londra, ha lavorato in Costa d'Avorio, in Messico, e ha lavorato per lungo tempo in uno dei migliori ospedali pediatrici, che è il Gaslini di Genova, dal quale recentemente è stato richiamato, ma fortunatamente siamo riusciti a tenercelo. Sarà lui a esporvi questa relazione sulla celiachia. Lascio la parola al dottore. Innanzitutto grazie per il gentile invito, mi fa molto piacere, spero di non annoiarvi. L'argomento è un argomento, cioè posso dire, che si presta anche alla noia. Dunque, parlerò della malattia celiaca nei suoi vari aspetti, e se ne avrete voglia poi farò qualche appunto su quelli che sono in realtà i disturbi glutine correlati, perché ormai non si parla più soltanto di celiachia, ma di una serie di disturbi potenzialmente correlabili al glutine. La celiachia. Dunque, la malattia celiaca è definibile come un'enteropatia autoimmune scatenata dall'ingestione di farine contenenti prolamine in soggetti geneticamente predisposti. In questa definizione, che ha dato qualche anno fa Fasano, appunto uno dei cervelli italiani immigrati all'estero, lavora a Boston, è racchiusa quella che è, diciamo, l'essenza della malattia celiaca, cioè una malattia non allergica, quindi da non confondere, no? Un'allergia alimentare, ma una malattia autoimmunitaria che colpisce soggetti geneticamente predisposti. Quindi una malattia infiammatoria, cronica dell'intestino. Perché la malattia celiaca insorga, sono necessari più fattori. Fattori fondamentali sono ovviamente la componente genetica, conosciamo attualmente quelli che sono i geni maggiormente coinvolti nella malattia celiaca e siamo in grado di determinarli,
che sono l'HLA di tipo di Q8, e poi ci sono tutta una serie di geni minori che sono meno importanti nella genesi della malattia celiaca. In soggetti che presentano quel particolare allotipo genetico, fattori alimentari tossici per il soggetto celiaco, come il glutine del grano, il glutine dell'orzo, l'ordeine dell'orzo, della secaline e della segale, quindi questi peptidi appunto contenuti in questi alimenti, determina appunto la comparsa della malattia celiaca. Poi ci sono dei cofattori, cioè dei particolari fattori, appunto dei cofattori, che in particolari circostanze possono facilitare l'insorgenza di un qualcosa che comunque prima o dopo sarebbe comunque insorta. Tipico l'esempio del bambino che arriva in ospedale per una banale gastroenterite. Questa gastroenterite si prolunga oltre i classici 4-7 giorni e a quel punto si vanno a fare l'esame per la celiachia e si scopre che questo bambino fino ad allora non celiaco è diventato celiaco in corso dell'infezione virale. L'infezione virale ha determinato un'anticipazione di quello che sarebbe stato comunque un esordio di malattia celiaca. È una malattia, come dicevo, autoimmunitaria, che ha nell'intestino il suo organo principale, il suo organo avversario principale, ma in realtà, essendo, diciamo, gli anticorpi antitransglutaminasi, che sono gli anticorpi diagnostici della malattia celiaca e anche quelli che determinano il danno, ubiquitari, cioè distribuiti in tutto il nostro organismo, in realtà la malattia celiaca è una malattia sistemica, ed è per questo che nella malattia celiaca non abbiamo soltanto sintomi di tipo intestinale, ma abbiamo anche tutta una serie di sintomi meno noti di tipo sistemico, cioè extraintestinale, manifestazioni cutanee, manifestazioni articolari, alopecia, cefalea. Sono moltissimi i segni clinici correlati alla malattia celiaca. Qui diciamo due cenni su quella che è, diciamo, l'incidenza, la prevalenza della malattia celiaca nella nostra popolazione. In Italia la prevalenza di screening vuol dire che se io faccio un test, uno screening, come abbiamo fatto, dopo vi racconterò, insomma, se faccio uno screening in una popolazione, per esempio la popolazione pediatrica di Fossombrone, su 100 bambini uno risulterà celiaco. In realtà quello che noi attualmente conosciamo è diciamo questo numero, cioè i pazienti che in realtà sanno di essere celiaci sono molto molto di meno, cioè sono molto molto di meno di quelli che in realtà sono i pazienti celiaci. Cioè per ogni paziente celiaco ce ne sono 3-10, in base poi dopo in base alle zone, 3-10 soggetti che non so, che pur essendo non sanno di esserlo. Questo invece è il famoso iceberg della celiachia, che è molto esemplificativo, nel senso che questa punta dell'iceberg, cioè quella che emerge dall'oceano, è la parte di celiachia nota, cioè quella sintomatica, e questa, che è di gran lunga la preponderante, è la parte di celiachia non nota, silente o addirittura latente, cioè completamente asintomatica, oppure completamente asintomatica e già attiva. Come vedete, nel mondo sono stati fatti molti test, molti, diciamo, studi di screening su popolazioni enormi, 13.000 persone, 1.000 persone, 3.000 persone, questo qua italiano, e il tasso di incidenza della malattia, e a parte questo in Brasile che era molto molto alto, si aggira sempre intorno a un soggetto ogni 100. Nella nostra regione, diciamo, nel 2003 Carlo Catassi di Ancona aveva fatto questo studio in cui si dimostrava una prevalenza di un caso di 150, quindi sostanzialmente nella nostra provincia, se ci basiamo su questo numero, ci dovremmo attendere circa 20 nuovi casi all'anno e quindi circa 400 bambini celiaci, bambini, perché se ci spostiamo poi sulla popolazione adulta, e il numero di pazienti raggiunge quasi 2.000 solo nella nostra provincia.
Questa, diciamo, vi fa capire come è cambiata la malattia celiaca, no? Questo era quello che accadeva non tanto tempo fa. Adesso questa è una foto di inizio secolo, però fino agli anni 60-70 i bambini che arrivavano con diarrea profusa, addome meteorico, magrezza estrema, erano bambini molto probabilmente celiaci, però allora la malattia non si conosceva. E sfortunatamente molti di questi bambini andavano incontro a morte sicura. Oggi la malattia celiaca si presenta così, cioè il più delle volte il bambino o il paziente adulto è un paziente asintomatico, sorridente, senza troppi problemi di salute o senza alcun problema di salute, a volte anche grassottello. La malattia celiaca, diciamo, quando deve essere sospettata? Deve essere sospettata in quattro circostanze particolari. Qualora chiaramente vi sono dei sintomi tipici, quindi sintomatologia gastrointestinale, da malassorbimento, come vi dicevo, la diarrea, la magrezza, la scarsa crescita nel bambino, il ritardo puberale del bambino più grande, quindi in presenza di sintomatologia tipica, ovviamente anche la sintomatologia tipica va conosciuta, non è, diciamo, infrequente, diciamo, incontrare pazienti adulti con sintomatologia tipica da anni eppure inconsapevoli della propria malattia. Questo perché ancora la malattia celiaca, pur essendo una malattia ormai di cui sappiamo tutto, ancora oggi in alcuni casi sfugge alla diagnosi precoce. In presenza di sintomatologia tipica, qua, diciamo, la diagnosi diventa più difficoltosa, ci va, diciamo, un centro di riferimento, perché chiaramente qui ci sono sintomi extraintestinali, quindi non direttamente, cioè, non sintomi che ti fanno immediatamente accendere la lampadina nei riguardi della celiachia o di altre condizioni intestinali, ma sintomi che tu devi conoscere, devi sapere interpretare e correlare potenzialmente la malattia celiaca. Quindi pazienti sintomatici con sintomi tipici o atipici, intestinali o extraintestinali, e poi in presenza di queste due condizioni molto importanti. I familiari in grado del bambino celiaco o del paziente celiaco, che ha un 30% in più di possibilità di sviluppare la medesima malattia, e in presenza di patologie autoimmuni o genetiche che si possono associare alla malattia celiaca, poi le vedremo. Quindi, come vi dicevo, quando è tipica, no? È semplice riconoscerla, salta all'occhio, però è una malattia camaleontica, si nasconde, sono oltre 200 le manifestazioni cliniche associate alla malattia celiaca, e queste bisogna conoscere, altrimenti uno non ci si pensa. Le malattie associate, come dicevo, ci sono alcune cromosomopatie, bambini Down, bambini con sindrome di Turner, con sindrome di Williams, hanno un rischio maggiore di avere la malattia celiaca. Quindi questi bambini vengono normalmente screenati periodicamente per la malattia celiaca. Poi ci sono le malattie autoimmunitarie, un grosso capitolo. La malattia celiaca si associa ad altre malattie autoimmuni, a molti cugini stretti. Questi cugini stretti a volte colpiscono il paziente celiaco. Per esempio la tiroidite di Hashimoto, che è molto frequente, diabete mellito di tipo 1, la gastrite autoimmune, sono molte, l'artrite reumatoide, sono tutte patologie che si possono associare alla malattia celiaca. È una malattia banale alla celiachia che vuoi che sia, no? È una malattia seria, nel senso che, come vedete, può dare un sacco di problemi associati. Il paziente bambino o adulto celiaco, anzi adulto ancora di più del bambino, ha un rischio notevolissimo di avere altre patologie associate, come vi dicevo, le tiroidopatie autoimmuni, le diabete mellito, l'epilessia, la cirrosi, l'epatite autoimmune, la gastrite. Sono patologie serie che si possono associare alla celiachia, e in più questo purtroppo è un problema che riguarda soprattutto l'adulto che arriva tardi alla diagnosi, complicanze serie, osteoporosi, neuropatie, la celiachia refrattaria, cioè una celiachia che non guarisce pur in dieta, e le necrosi intestinali, perché sapete che la malattia celiaca, o essendo una malattia infiammatoria, determina a livello intestinale un aumento del rischio di sviluppare
necroplasie intestinali, cioè l'infiammazione che dura degli anni, dei decenni, un paziente adulto che ha da anni sintomi da celiachia, ma questa celiachia non viene riconosciuta, può sviluppare molto più frequentemente di altri soggetti la necroplasia intestinale. Ed è per questo che la mortalità, il tasso di mortalità del soggetto adulto che arriva tardi alla diagnosi è circa doppio rispetto alla popolazione generale. Quindi è una patologia da non sottovalutare, che va diagnosticata precocemente, perché tanto il tempo, tanto maggiore il tempo a cui il soggetto è esposto al glutine, il soggetto celiaco è esposto al glutine, maggiore sarà il rischio di avere tutto questo corredo di patologie e di complicanze associate alla malattia. Questo è un grafico che mi piace sempre far vedere, è uno studio a cui ho collaborato anche io anni fa, in cui si dimostra che maggiori sono gli anni a cui il bambino è esposto, il paziente è esposto, perché questi diventano adulti poi, paziente esposto al glutine, maggiore il rischio di sviluppare, vedete proprio come aumenta, no? il numero di patologie che si associano, patologie autoimmuni che si associano al paziente. Cioè questo paziente qua che è stato esposto per 20 anni in celiaco, che è stato esposto in modo inconsapevole al glutine per così tanto tempo, ha il 34% di rischio di sviluppare delle patologie associate alla malattia celiaca. Questa è una diapositiva un po' difficile, soltanto per dire che ci sono la malattia celiaca, appunto, una malattia che può essere sintomatica, quindi con segni e sintomi gastrointestinali o extraintestinali, come abbiamo imparato, può essere silente, cioè il paziente può avere degli anticorpi da celiachia, può essere geneticamente predisposto, può avere una biopsia compatibile, eppure non avere nessun segno clinico, cioè la malattia è completamente asintomatica pur avendo tutti i criteri per la diagnosi di celiachia, oppure può essere latente. Queste sono le forme più subdole, in cui abbiamo gli anticorpi, abbiamo la genetica, ma non abbiamo ancora il danno intestinale, cioè andiamo un po' sui pazienti che ci impegnano di più, perché sono quei pazienti in cui dobbiamo mantenere alto il tasso di allerta, perché sono quelli che potrebbero da un momento all'altro sviluppare la malattia. La diagnosi è una diagnosi che si basa essenzialmente su due aspetti. Da un lato gli esami del sangue, quindi nel paziente adulto sono questi gli esami diagnostici, gli anticorpi, antitransglutaminasi. Nel paziente pediatrico, oltre agli anticorpi antitransglutaminasi, si associano gli anticorpi antiendomisio, sebbene recentemente questo aspetto sia stato rivisto, e nel bambino molto piccolo gli anticorpi antitiazina. Vi volevo sottolineare che questi anticorpi, quando quando il medico ve li prescrive, non deve mai dimenticarsi di associare alla richiesta di anticorpi antitransglutaminasi, TTG si chiamano, anche il dosaggio dell'immunoglobuline A, perché questi anticorpi sono tutti anticorpi di tipo IgA. Quindi se io mi trovassi di fronte a un paziente, e non è raro trovarcisi, con un difetto di immunoglobuline A, questi anticorpi risulterebbero falsamente negativi. Non so se sono stato chiaro. Quindi il primo passo della sua diagnosi è sempre costituito dalla ricerca di anticorpi specifici. Il test ovviamente deve essere continuo, deve essere eseguito nel momento in cui il paziente è in dieta libera, perché se il paziente ha iniziato in testa sua o perché mi ha consigliato la dieta e fa gli esami per la celiachia, questi risulteranno per forza negativi pur essendo celiaco. Quindi non, vanno fatti sempre con una certa logica gli esami. E ricordarsi, appunto, il medico deve ricordarsi che nel bambino piccolo gli anticorpi antitransglutaminasi, che sono diagnostici in tutti gli altri casi, nel bambino di età inferiore ai 2 anni dovrà sempre richiedere gli anticorpi
trasfusioni di mielina. La genetica, soltanto così perché ormai mi arrivano moltissimi pazienti, bambini e nonna, in cui viene fatta la genetica rutinariamente, è un esame costoso, va fatto soltanto in casi particolari. La genetica ha un valore, diciamo, predittivo essenzialmente negativo. Cosa vuol dire? Vuol dire che io la genetica la richiederò nel caso in cui voglia screenare un gruppo a rischio, cioè il familiare di primo grado. Allora, se io ho un familiare di un soggetto celiaco, gli faccio la genetica. Se la genetica risulterà negativa, allora sono sicuro che quel paziente non mi svilupperà mai la malattia celiaca e quindi potrò abbandonarlo. Viceversa, se la genetica di quel paziente, di quel familiare, dovesse risultare positiva, a questo punto sarà un paziente che dovrò agganciare e a cui fare annualmente gli esami per la celiachia, perché questa malattia si potrebbe in qualunque momento attivare. Allo stesso tempo è un esame che andrà fatto nei casi incerti, per esempio nel caso di celiachia appunto latente, in cui ho tutto tranne l'istologia e allora dico mi sarò sbagliato oppure no. Faccio la genetica positiva, allora vedo un paziente che sicuramente diventerà celiaco da lì in poco. E la conferma, diciamo, della diagnosi di malattia celiaca nel paziente adulto è ancora oggi legata alla biopsia del duodeno, quindi alle biopsie del piccolo intestino. Mentre nel bambino, diciamo dal 2012, ed è stato poi confermato recentemente anche a livello, diciamo, del nostro ministero, in alcuni casi particolari che poi vi dirò, è possibile fare la diagnosi anche senza ricorrere alla biopsia del duodeno, quindi all'esame istologico delle biopsie duodenali. In tutti gli altri casi, pur in presenza di altri titoli anticorpali, siamo costretti ancora a dover fare la biopsia duodenale. Questo da un certo punto di vista, posso dire, è fastidioso, ma allo stesso tempo tranquillizzante, perché essendo poi una malattia la cui diagnosi sarà una diagnosi a vita, a questo punto avere anche una conferma istologica in alcune situazioni non è sbagliato. Queste appunto sono le raccomandazioni ESPRI anche nella nostra società, diciamo, di gastroenterologia pediatrica europea che abbiamo fatto nel 2012, in cui diciamo che in alcuni casi, quindi nel bambino che abbia un titolo di antitransglutaminasi di anticorpi diagnostici molto alto, maggiore 10 volte il valore normale, in presenza di una genetica positiva, possiamo, diciamo, porre la diagnosi senenza dover ricorrere alla biopsia del duodeno. Capite bene che in un bambino questo è un elemento molto molto importante, perché evitiamo una sedazione al bambino, evitiamo una procedura che comunque non è scevra da rischi. Questo, vabbè, è quello che vediamo al microscopio nel paziente celiaco, vedete proprio il grado di questo, questo diciamo è normale, questi sono i vini intestinali, e questo è quello che capita nel celiaco, che è un appiattimento completo di quella che è la superficie assorbente dell'intestino, che si appiattisce e quindi venendo meno tutte le sue proprietà. Quindi percorso diagnostico, esami positivi, arriva al centro, diciamo, di riferimento, viene ripetuto il test per avere una seconda conferma della positività sul sangue. Se questo si conferma positivo, si fa la gastroscopia con la biopsia duodenale, viene fatto l'esame istologico. Se questo è positivo, allora organizzo un colloquio informativo, rilascio, in cui vengono toccati ovviamente tutti gli aspetti della malattia, e rilascio una certificazione di malattia che dà diritto poi al paziente celiaco al ricevimento di un codice di esenzione con cui ricevere poi la fornitura mensile degli alimenti privi di glutine. Questo algoritmo molto complesso, non mi ci dilungo, ma vi faccio appunto, questa è una cosa che mi piacerebbe che mi rimanesse in testa, semplicemente che nel bambino molto piccolo, con gli anticorpi molto molto alti, la genetica positiva, possiamo fare diagnosi senza la biopsia del duodeno. Ovviamente, vedete come linee guida, dicono comunque che debba essere poi, ovviamente in questo caso qua, comunque
sia deve essere gestito poi da un centro, cioè non può fare né il pediatra di famiglia né il medico di famiglia, cioè comunque va certificata la cosa da un centro di riferimento nazionale. Questo è quello che invece facciamo ancora nel paziente, diciamo, asintomatico, quindi con gli anticorpi positivi, sia adulto che bambino, però con anticorpi a basso titolo, andiamo a fare ancora la biopsia del duodeno. Se il danno della parete è tale da poter fare diagnosi di malattia, facciamo la diagnosi di malattia. In tutti gli altri casi si aprono, diciamo, tutta una serie di varianti che devono essere poi valutate di volta in volta, diciamo, dal gastroenterologo dell'adulto o del bambino, perché ci sono dei casi in cui la diagnosi può essere, diciamo, in qualche modo posticipata, cioè ci sono dei pazienti che hanno un titolo molto basso di anticorpi in cui attualmente si tende a non andare a eseguire direttamente la biopsia del duodeno come si faceva qualche anno fa. Aspettiamo qualche mese, ripetiamo gli esami. Se questi esami tendono ad aumentare come ci aspettiamo, a quel punto lì andiamo a fare la biopsia del duodeno, perché si è visto che in alcuni casi queste deboli positività anticorpali possono andare incontro anche a negativizzazione, e quindi diciamo, potremmo basarci su dei falsi positivi. La terapia, non esiste una terapia alternativa a questa, cioè alla dieta. Quindi qualunque informazione riceviate dall'amico, da conosco, sai, conosco quello, no, la terapia è la dieta, dieta priva di glutine, quindi è una terapia non farmacologica in cui viene eliminato un agente comunque tossico come il glutine, ed è una terapia, come posso dire, ce ne fossero dei farmaci così efficaci, nel senso che migliora la qualità di vita, previene le complicanze legate alla malattia, probabilmente, lo stiamo dimostrando, riduce anche il rischio di avere delle patologie associate alla malattia celiaca, e ovviamente riduce la morbidità e la mortalità, quindi patologie associate e morte. Questi sono tutti gli alimenti naturalmente privi di glutine, ma come dico sempre alle famiglie, ai pazienti, quello che è importante nella dieta non è tanto conoscere, diciamo, cosa contiene il glutine, cioè dove è contenuto il glutine, ma è molto più importante sapere dove il glutine non è contenuto, perché sono molti di più gli alimenti naturalmente privi di glutine di quanto siano quelli contenenti il glutine. Ma abbiamo, diciamo, delle possibilità, diciamo, molto probabilmente i nostri bambini celiaci avranno la possibilità di avere un'alternativa alla dieta, poi sarà loro a scegliere se prendere il farmaco o continuare con la dieta. Però ci sono degli studi in stato molto avanzato in giro per il mondo, in cui andando a colpire specifiche vie coinvolte, diciamo, specifiche diciamo vie effettivamente biologiche coinvolte nella comparsa della malattia celiaca, possono probabilmente dare un'alternativa alla dieta nel paziente che vorrà rinunciare alla dieta per il farmaco. Quindi, diciamo, 2 anni fa io ho lavorato appunto a lungo a Genova, e appena sono arrivato qua 7 anni fa mi sono accorto che mancava un centro, diciamo, innanzitutto un servizio sviluppato di gastroenterologia pediatrica. Come sapete, oltre il 50% delle visite che normalmente vengono fatte ambulatoriamente dai pediatri di libera scelta di medicina di base sono più o meno correlabili al nostro sistema gastrointestinale. Quindi questa cosa qua mancava, e abbiamo deciso insieme al mio primario di impostarla a Pesaro, che poi è diventata azienda Marche Nord. E questo perché? Perché chiaramente un centro che si occupi di malattia celiaca in modo specifico permette di fornire un supporto alle strutture anche del territorio, che promuove la creazione di un gruppo multidisciplinare all'interno dell'ospedale e sul territorio, al fine di informare l'approccio clinico diagnostico al paziente celiaco, perché è
per ridurre al minimo le mancate diagnosi, che sono quello che sono, diciamo, l'aspetto che più ci tormenta, perché mancata diagnosi vuol dire maggiore esposizione al glutine di un soggetto celiaco, come vi dicevo, maggior rischio di sviluppare patologie o complicanze. E ovviamente questo ci permette di lo vediamo tutti i giorni, di migliorare, diciamo, la qualità di vita e lo stato nutrizionale dei pazienti celiaci, ma anche di migliorare la qualità di vita del genitore del paziente celiaco. E poi fornire ovviamente un supporto che nel nostro territorio mancava alle famiglie, quindi di consentire di ridurre l'aspetto sanitario. Fino a pochi anni fa, insomma, i pazienti celiaci, i familiari di pazienti celiaci erano costretti a viaggi assurdi per una diagnosi tutto sommato banale come quella della malattia celiaca. Viaggi a extra regione, centinaia di chilometri, va e torna, una cosa incredibile. Noi ci siamo organizzati in questo modo, facciamo, diciamo, un ambulatorio, un day hospital sia su Pesaro che su Fano, in cui convogliamo i pazienti con sintomatologia con malattie gastrointestinali, compresa la celiachia. In partita bambini celiaci, qualora sia necessario fare la gastroscopia, vengono ricoverati di pomeriggio prima dell'esame. L'esame viene fatto ovviamente seguendo le linee internazionali, visitazione, la presenza dell'anestesista, c'è il gastroenterologo pediatra o l'endoscopista dell'adulto che fanno l'esame, e il mattino, diciamo nel primo pomeriggio successivo all'esame, il bambino viene e chiaramente aver istituito, diciamo, un centro di questo tipo ha consentito di aumentare anche, diciamo, il livello di conoscenza all'interno delle stesse mura dell'ospedale, dei vari servizi ospedalieri, permettendoci poi di formare un network tra laboratori, perché diciamo sono varie strutture coinvolte, no, nella diagnosi della celiachia, dal laboratorio di immunogenetica, la patologica, la psicologia e, diciamo, l'aspetto poi psicologico, soprattutto nel paziente adolescente. E poi appunto il follow-up, perché è importante la diagnosi, ma è importante anche quello che accade dopo la diagnosi, anzi forse ancora di più, perché diciamo è fondamentale valutare che il paziente segue in modo corretto la dieta, perché a volte anche in modo inconsapevole si possono compiere degli errori e questo vanifica gli sforzi che il soggetto fa per la propria salute. E ci permette di identificare precocemente le patologie autoimmuni associate alla malattia celiaca, diciamo di determinare precocemente lo sviluppo di alterazioni metaboliche. Questi, diciamo, pazienti vanno spesso incontro a dislipidemia, ipoglicemia, steatopatia, perché gli alimenti privi di glutine industriali hanno, diciamo, delle composizioni a volte, diciamo, più ricchi in grassi, più ricchi in zuccheri, quindi bambini o bambini che fanno eccessivo uso di questi prodotti possono sviluppare queste due complicazioni da dieta. E poi perché nel paziente adulto ci permette di identificare precocemente complicanze importanti della malattia celiaca, in particolare, come vi dicevo, negli adulti diagnosticati dopo i 50 anni. Poi, se avete un attimo di voglia e di pazienza, appunto vi volevo semplicemente, appunto, come dicevo nell'introduzione, in realtà la malattia celiaca, come vedete, è soltanto uno dei tre capitoli che stanno sotto, diciamo, alle malattie correlate all'ingestione di glutine, la celiachia e la regina. Poi abbiamo l'allergia al grano e quindi una vera e propria patologia allergica, in cui chiaramente risultano positivi i test allergologici, cutanei, su sangue. E poi abbiamo questa, di cui avrete, immagino, sentito parlare, che ha occupato gran parte della letteratura scientifica del mio settore negli ultimi anni, e della sensibilità al glutine, che è un'entità, insomma, tra realtà e fantasia, e sembra colpire circa il 6% della popolazione, quindi
potrebbe essere 6 volte più frequente della celiachia. La sensibilità al glutine non va ovviamente confusa con la malattia celiaca, è diciamo non va ovviamente confusa con la celiachia, perché è una malattia che non si caratterizza per la positività degli anticorpi, cioè i soggetti che hanno questa entità non hanno né gli anticorpi né la genetica positiva come accade nella malattia celiaca. È un'altra cosa. Perché diciamo c'è stato un aumento così importante in questi ultimi anni della patologia correlata al glutine? Sono molte le ipotesi, comunque molto probabilmente questa dieta diciamo la diffusione della dieta mediterranea, alla fine quindi la diffusione sostanzialmente anche di prodotti contenenti glutine, pasta, pane, pizza, ha portato a livello mondiale ad un maggior carico di glutine e quindi ad una esplosione di malattie che in altri paesi non erano presenti. Poi la meccanizzazione e la produzione industriale hanno favorito la crescita di nuove qualità di grano, quindi grani transgenici, più ricchi in peptidi tossici delle qualità di grano dello scorso secolo. Quindi, grani moderni, quelli che diciamo, ci troviamo nelle nostre tavole, sono più ricchi di quei peptidi che vi dicevo nella prima diapositiva, che possono dare tossicità. E la riduzione sempre più marcata dei tempi di lievitazione del pane, no? Il pane industriale, il pane che compriamo al supermercato, porta ad un aumento sostanzialmente significativo della produzione di questi peptidi tossici. Torniamo alla sensibilità al glutine, non celiaca, vedete che diciamo, chi l'ha scoperta nel 1980 ha precisato che una sensibilità al glutine secondo me esiste, ma non è la celiachia. È una condizione in cui i sintomi sono legati all'ingestione del glutine in assenza, come dicevo, di anticorpi specifici per la malattia celiaca o di danno a livello intestinale. Cioè se io ho questi pazienti in cui sospetto questa condizione, vado a fare, come facciamo, la gastroscopia, trovo un intestino completamente normale. Possono a volte, in una piccola percentuale di casi, essere presenti questi anticorpi anche presenti nella celiachia, ma sono una piccola percentuale di casi, appunto sono sempre a basso titolo, è una prevalenza non nota, cioè gli americani dicono che possa arrivare al 6%, noi siamo più, diciamo, scettici, parliamo dello 0,5%, comunque fatto sta che non lo sappiamo ancora né che cosa sia né che colpisca, ma questo perché è una situazione al limite, diciamo tra al limite con disturbi funzionali di corpolarità, in cui il paziente percepisce che eliminando un determinato alimento sta bene, quindi molti pazienti eliminano il glutine perché pensano che li possa fare bene e quindi molti di questi poi riferiscono un miglioramento della sintomatologia, però non abbiamo, diciamo, sono quei pazienti che entrano in dieta senza consiglio di nessuno. Ed è maggiormente interessato il sesso femminile. Ovviamente capite bene che se in America parlano di 6% di popolazione, capite che questo suscita un enorme interesse pubblico, per carità, ma soprattutto privato. In America, negli Stati Uniti, dove diciamo è maggiore la diagnosi di questa condizione, il 15-20% della popolazione ritiene la dieta priva di glutine salutistica. Magari non ha ragione, si parla di 40-60 milioni di persone. Nel 2011 il Washington Post, quindi un autorevole quotidiano, scriveva che 17 milioni di statunitensi seguono una dieta priva di glutine ma non sono celiaci. La celiachia è 6 volte meno frequente. No. E come vi raccontavo, io seguo la letteratura, negli ultimi anni le citazioni di gluten sensitivity sono 10 volte superiori a quelle della celiachia, del cancro al seno, del polmone e di altre patologie molto molto importanti. E chiaramente tutto questo interesse ha portato ad un'impennata di vendita di prodotti gluten free, che anche da noi iniziano ad essere molto diffusi, con valore di mercato degli alimenti negli Stati Uniti di oltre 2 miliardi e mezzo di dollari.
Clinicamente però, abbandoniamo un po' questi aspetti, che cos'è, diciamo, quando è che ci si arriva a pensare, in presenza di questi sintomi, che si devono necessariamente sviluppare dopo l'ingestione di glutine e che scompaiono quando eliminiamo il glutine dalla dieta. In genere, diciamo, che scompaiono quando eliminiamo il glutine dalla dieta e che ricompaiono qualora dopo poche ore o uno o due giorni reinseriamo il glutine nella dieta. Queste manifestazioni sono manifestazioni cliniche intestinali, gli erestipsi, il gonfiore, la flatulenza, i dolori addominali ricorrenti, e manifestazioni extraintestinali, quindi la mente annebbiata, l'astenia, la dermatite, la depressione, il dolore muscolare e articolare. Capite bene che qua ci può essere di tutto e ci può essere anche un po' di irritabile. Comunque sia, quello che ci permette ad oggi di porre la diagnosi di sensibilità al glutine non celiaca è proprio la scomparsa di questo corredo di sintomi all'eliminazione del glutine e la ricomparsa alla reintroduzione del glutine. E la reintroduzione del glutine va fatta in cieco, vuol dire che il paziente è inconsapevole in quel momento di assumere il glutine. E quindi se in cieco, inconsapevolmente, l'assunzione di glutine porta alla ricomparsa di questi sintomi, allora facciamo diagnosi di questa entità di cui sentirete ancora parlare. Grazie. Se ci sono domande per il dottore, a nostra disposizione. Quando ci sono dei pazienti asintomatici, come si arriva? Cioè, c'è un... nel senso casuale? È casuale. Gran parte, diciamo, delle diagnosi vengono casualmente ormai. Il 60% delle diagnosi avviene nel paziente adulto, casualmente. Perché ormai è così diffusa la richiesta degli esami, cioè il medico di famiglia, quando fa ormai un lieve mano, lui inserisce anche gli esami. Adesso queste sono difficili, però. Però insomma, fino adesso. Anche il discorso dei test genetici di cui parlavi prima, adesso sarà molto difficile. Molto difficile anche per noi adesso, dobbiamo rispondere a delle linee anche per i familiari, voglio dire, il discorso che facevi. Sui familiari del paziente celiaco possiamo. Purché l'esame venga fatto in un centro di riferimento, lo può prescrivere il medico di famiglia. Io volevo chiedere cosa pensi di tutte le intolleranze alimentari che adesso vengono diagnosticate in altri siti. È un po' come questa entità, nel senso sono un po', come posso dire, al limite tra quello che è, diciamo, la medicina tradizionale e comunque le conoscenze che abbiamo. Cioè io sono convinto che su questi aspetti qua dobbiamo ancora capire molto, nel senso che probabilmente noi stessi, noi medici, non dobbiamo neanche essere troppo snobbo, tra virgolette, no? Perché se effettivamente ci sono pazienti che pur risultando negativi gli esami, per esempio gli esami per la celiachia, i test allergologici per gli alimenti verso cui loro dicono di essere intolleranti, no? L'eliminazione di questi alimenti porta alla risoluzione dei loro problemi, io sono comunque per non negarglielo questa opportunità terapeutica. E l'altro aspetto è questo qui di cui parlavo, nel senso che un conto sono le cose fatte con criterio ed etica, un altro conto sono le cose fatte per interessi economici. È ovvio che quando in America mi dicono che il 6% della popolazione, che vuol dire qualcosa come 6% di 350 milioni di persone, sono quasi 30 milioni di persone, 25 milioni di persone, dovrebbe essere sensibile al glutine, la trovo veramente una cavolata.
però dentro questi 25, dentro questo 100% di persone c'è sicuramente quello che mi è capitato anche a me più volte. Ci sono quelle persone, quegli individui in cui effettivamente io vado a togliere il glutine, questi migliorano, cioè io faccio gli esami per la celiachia, escludo l'allergia al grano, eppure diciamo loro, diciamo, il paziente mi racconta così bene che alla soluzione del glutine segue quel tipo di sintomo, che io tolgo il glutine, loro migliorano. Poi inconsapevolmente viene nel bambino, questo ovviamente è più semplice da eseguire, no? Nell'adulto, poi dopo Giorgio magari fa un commento, nell'adulto questo può essere un po' più difficile da farsi, no? Perché farlo inconsapevolmente un adulto è più difficile nel bambino, però questa entità è più facilmente dimostrabile, per dirvi, diciamo, reintroduco il glutine senza che il bambino lo sappia, e allora non c'è ragione di pensare che sono inventi o che ci sia un aspetto psicosomatico che influisce sul sintomo. Non lo sa che lo sto dando, eppure il sintomo ricompare. Quindi probabilmente sono entità che per ora chiamiamo intolleranze e che in futuro avranno un altro nome. Avranno un altro nome, capiremo perché certe cose capitano, che tipo di risposta probabilmente infiammatoria si innesca a livello intestinale dopo l'ingestione di alcuni alimenti, e quindi quelle che sono intolleranze diventeranno altre cose probabilmente in futuro. E una persona adulta, scusa, c'è una piccola che ha disturbi intestinali, va vaghi, è opportuno fare sempre un test tipo le transaminasi oppure? Beh, sicuramente in un paziente adulto che ha sintomatologia intestinale, anche, diciamo, come posso dire, identificabile con un colon irritabile, quindi il classico paziente che ha dolori addominali ricorrenti, che ha l'urgenza evacuatoria, no? Comunque sia, è assolutamente da fare un screening per la celiachia, perché a volte ci hanno delle sorprese. Quello che si è sempre interpretato come un colon irritabile è della norma, cioè il paziente adulto che mi arriva, classicamente, cioè che mi arriva, non dovrebbe arrivarmi, però mi arrivano insomma ugualmente tramite mail, insomma, mi chiedono dei pareri, e il paziente adulto in cui si arriva a diagnosticare la malattia celiaca tardivamente è classicamente un paziente adulto in cui mi ha sempre detto che va con il retaglio. E se sono negativi ti fermi lì, nel senso, oppure è il caso di... No, se sono negativi a quel punto lì, cioè, comunque bisogna pensare anche ad altre cose, non esiste sì, solo la celiachia, no? In realtà, però voglio dire, per quello che riguarda la celiachia... Per quello che riguarda, a meno che il paziente non riferisca un'associazione con particolari alimenti, e a meno che io non sia convinto che quella determinata dieta possa funzionare, allora anche empiricamente vuol dire proviamoci, mai non fa. Se ottiene un risultato positivo per il paziente, comunque un risultato ottenuto. Quindi il paziente con un colon irritabile, per esempio invalidante, con una sintomatologia gastrointestinale cronica, che comunque non c'è una malattia infiammatoria cronica intestinale sottostante, non c'è una neoplasia, non ci sono cose serie, organiche, a quel punto può essere anche suggeribile una dieta di eliminazione per 2-3 settimane, si vede come va, migliora bene, non migliora. Un attimo, insomma, fai la dieta solita, torna a dieta libera. Esiste un test? Non esiste un test. Quindi, cioè, almeno che io sappia, non esistono test. E la palpettina fecale, quella come la corre? La palpettina fecale, in questo, nel discorso celiachia, e sensibilità al glutine, non la corre. No. Però è un esame, è un esame fondamentale, attualmente è l'esame, diciamo, di primo livello più importante a mio avviso. Non so se sapete cos'è, è un esame banale, ormai banale, che si fa sulle feci e che ci dà uno specchio attendibilissimo dello stato infiammatorio intestinale. Quindi non ci dice cosa hai, ci dice che c'è infiammazione intestinale, e quindi su quello ragiono.
sono classicamente i pazienti che hanno tipo cirrosi, un po' di Crohn, quelli indeterminati. Ti dà l'idea che c'è qualcosa di organico? Ti dà l'idea che c'è un'infiammazione intestinale. Dopo che cosa la determina l'infiammazione lo devi scoprire. Io sono celiaca. Ogni quanto tempo posso fare seguito ai miei figli per sapere se... Li hai già fatti gli esami a tutti? No, sì, l'ho fatto, ma tantissimi anni fa. L'hai fatto già genetica? No, solo la stessa. Quello è fondamentale. Quindi se vuoi ti lascio il recapito di peso per notti. Noi solitamente, comunque sia, nel bambino che è geneticamente predisposto, una volta all'anno facciamo gli esami, cioè non tutto il mondo, insomma. E mentre, come dicevo, è molto più importante, sarebbe molto meglio, no? Chiaramente che i tuoi figli non avessero la genetica, perché a quel punto lì potremmo fregarcene, cioè non svilupperanno mai la malattia, mentre se sono positivi alla genetica, allora hanno un rischio valutato intorno al 20-30% di svilupparla in futuro, mentre tu una volta tanto di sì. La dermatite atopica è influenzata dalla sensibilità al glutine? La dermatite atopica no, perché è di base di natura allergica per definizione. Le dermatiti strane che si curano, non si curano, cioè la vera dermatite atopica no, però i disturbi, diciamo, cutanei, nella celiachia c'è la dermatite herpetiforme, no? Che è proprio è un sintomo della malattia celiaca. Nella sensibilità al glutine ci sono le dermatitine che vanno e che vengono, i rash cutanei, sia a volte non necessariamente associati immediatamente a un disturbo di glutine, però sono quelle manifestazioni cutanee che neanche il dermatologo riesce bene a interpretare, e poi si va a scoprire che togliendo il glutine migliora anche quello. E il glutine dei grandi antichi è diverso dal cromoderma, secondo lei? Sì. Quello moderno è più cigomma. Quello moderno è più elastico. Sì, esattamente. Ha un maggior contenuto in glutine e più ha un maggior contenuto in glutine cattivo, cioè glutine tossico. Quindi tornare a sicuramente gli antichi che già avevano la celiachia, no? Perché già insomma, ci sono documenti antichissimi in cui si descrive la malattia celiaca, non si proprio la celiachia, ma si descriveva la malattia celiaca. E beh sì, i grani moderni, quelli appunto poi geneticamente modificati per ottenere produzioni maggiore, sono quelle che hanno glutine, maggior carico di glutine e glutine tossico. Però noi in realtà non dovremmo avere la tutoria per legge grani geneticamente modificati. No, noi no, però nella nostra cosa. E in più cioè anche riscoprire per esempio dei grani come diciamo il grano saraceno che non contiene glutine assolutamente, no? Oppure cioè, non c'è grano. Adesso visto che stanno, visto i campi di quinoa, le marche stanno cercando di cereali quinoa, un simile cereale, però la vedo un po' dura, non c'è ancora. E poi anche la lievitazione è importante, nel senso effettivamente l'accelerazione, cioè non so come, adesso non è un aspetto che conosco approfonditamente, però effettivamente ci sono degli studi che dimostrano che un'accelerazione della lievitazione determina, diciamo, la liberazione di glutine maggiore di quella che si avrebbe con una lievitazione tradizionale. Io ho visto delle prove fatte quando il glutine di carne antichi lo prendi, si spacca. Dei grani moderni diventa una roba di un'elasticità che prova, è l'industria che chiede queste cose, per cui c'è una facilità di lavorazione molto alta, quindi è una cosa abbastanza. E un'altra curiosità, visto che l'altro giorno hanno sequestrato circa 1 milione di chili di pasta in porto, no? Che proviene da Turchia, la ditta italiana, lo rimane in Africa e l'hanno fermato. Ma quello è fatto, è una pasta fatta con una certa quantità di grano, che da noi non avrebbe senso essere venduta. Quella lì come si pone a livello di
C'è molto più colorante di granoteno, non so più neanche se stesso gli spaghetti di granoteno. C'è poco granoteno e molto granoteno. Fatti tutti appunto e mandati in altro. Il granoteno è tantissimo uguale, però, in termini di cucina. Non lo so, io credo, non so neanche se stesso questa cosa. Pasta di secondo livello. Penso che sia. Seconda qualità. Non la consiglierei, ma se ti sia come funziona il discorso della sessione della che ha detto diciamo sostanzialmente l'esenzione dai 060 come malattia rara, diciamo fin tanto che ce la considereranno rara. Quando parliamo di 1% della popolazione, quei tempi che corrono penso che andranno a incidere anche poi. Comunque fin tanto che è concessa l'esenzione, mensile degli alimenti e all'esecuzione degli esami, è una cosa che a volte non si sa, anche i familiari di primo grado del paziente celiaco quando vanno a fare gli esami hanno diritto, alcuni esami hanno diritto a, cioè, all'esenzione. Nello svezzamento, nello svezzamento di un neonato, l'introduzione di certi... Non è, diciamo, c'è stato uno studio grosso fatto prodotto da noi italiani che purtroppo ha, cioè il presupposto era, no, il presupposto era che introducendo più tardi glutine nell'alimentazione del bambino si potesse in qualche modo evitare l'insorgenza della malattia celiaca. In realtà si è dimostrato che sì, lo può introdurre più tardi, ma l'effetto è quello semplicemente di posticipare l'esordio della malattia, non è che la eliminiamo. Quindi ti direi di no, a 6 mesi va introdotto, cioè da calendario, il calendario va bene, 6 mesi va bene. L'ultimo è buono. Sì. L'ultimo è buono. E poi, questa è una curiosità, il rapporto con altre patologie autoimmuni, a questo punto, chi soffre di altre patologie autoimmuni? Deve avere un occhio di riguardo all'alimentazione contenente glutine, oppure questo no. No, perché se tu mi hai, se tu diciamo lo fai in modo così preventivo, non capirai mai se è celiaco, lo puoi fare per scelta personale. No, però non ha, diciamo, non ha una logica, onestamente. Cioè non è che se io ho la tiroidite di Hashimoto, poi il glutine mi guarisce la tiroidite. No, per non sviluppare le complicanze. No, l'unica cosa c'è una correlazione. Non c'è diciamo una correlazione causa-effetto, no? C'è una correlazione che quel soggetto ha un patrimonio genetico che lo espone ad avere maggior rischio di sviluppare altre patologie autoimmuni, compresa la celiachia, ma potrebbe sviluppare anche il diabete. Se non ci sono altre domande, un ringraziamento esordito dicendo che non avessero niente, adesso qualcosina è rimasto nonostante l'ora. Alfredo, se vuoi venire a salutare. Intanto grazie a tutti, bellissimo, è stata una serata molto molto interessante. Approfitto per invitarvi, per ribadire l'invito che ha già fatto Patrizia per la prossima serata, che è il 31 di marzo a Calcinelli, parleremo di vaccinazioni ed è anche questo un argomento molto importante. Approfitto anche per invitarvi il 30 di aprile, un sabato pomeriggio, quindi dalle 16:00 alle 16:30, inaugureremo il nostro centro salute, quello che stiamo realizzando a Ponte degli Alberi. È un progetto a cui teniamo molto, è un progetto che pensavamo qualche mese fa ancora di non riuscire nemmeno a realizzare, invece abbiamo avuto la fortuna e anche, diciamo, la sorpresa ma anche la gioia
di poter realizzare insieme, riunendo insieme attorno a questo progetto molte realtà importanti di questo territorio, che vanno dalla società civile, quindi dai tanti volontari che stanno lavorando in articolo 32 ONUS e che portano avanti questa idea diversa di sanità che va a integrare una sanità pubblica che ha delle eccellenze, eccellenze che spesso, come vedete, sono compresse da norme, da esigenze di spesa e diciamo, altre questioni che non sempre vanno d'accordo con la tutela della nostra salute e con le esigenze che noi abbiamo. Quindi noi cerchiamo di integrare questi servizi, lo facciamo anche attraverso questo centro di salute che dicevo, stiamo realizzando e che condividiamo come esperienza con alcune amministrazioni, il Comune di Montefelcino e l'Unione Roveresca, il Comune dell'Unione Roveresca con cui abbiamo stipulato un protocollo d'intesa, con la Caritas diocesana della diocesi e con la BCC del Metauro. Molti sono i medici, i professionisti che hanno aderito a questa iniziativa e che collaboreranno con noi, porteranno all'interno di questa struttura la loro professionalità, e cercheremo anche di dare un taglio un pochino diverso, diciamo molto simile, senza la pretesa ovviamente di arrivare ai livelli che ci sono stati descritti questa sera per quanto riguarda quello che è stato fatto a Pesaro, l'approccio diverso, diciamo così, anche di prevenzione e di, diciamo, di percorsi diagnostico-terapeutici per determinate malattie croniche. Però cercheremo di dare un impulso un pochino diverso rispetto a quello che siamo abituati all'esamificio classico, no? I centri privati sono in genere un luogo che deve produrre, deve fare fatturate, quindi giù esami e basta. Noi cercheremo invece di impostare il discorso sul fare quello che serve nel momento in cui serve per cercare di risolvere i problemi. Sarà una festa per il nostro territorio e a questa festa vi invitiamo, e poi avremo modo di parlarne. Grazie.